Buonasera mister, vigilia di Bologna-Sassuolo. Iniziamo dalla Gazzetta dello Sport che chiede: nel finale di San Siro, 6 under 23 in campo, tutti dentro la partita. Sono questi segnali importanti per il futuro del Bologna? 7 under 22, se vogliamo essere precisi. Non 6 under 23. Ma in futuro. Io ho sempre detto che non guardo l'età, ma guardo se uno è bravo o non è meno bravo. I giocatori si guardano così, no? Se ha 30 anni o 18 anni, cioè se uno è giovane e bravo è giusto metterlo, farlo giocare, se è giovane e non è bravo non gioca, se è grande, se ha 30 anni e è bravo giocherà, perciò dipende sempre dalla loro bravura, bisogna sì avere anche un po' di coraggio e incoscienza di mettere questi ragazzini, però comunque quando tu riconosci in un ragazzo che magari all'inizio come tutti i ragazzi possono avere alti e bassi perché sono giovani, ma se gli dai fiducia, se li fai giocare diciamo, con una certa continuità, pensando che questo determinato ragazzo giocando con la continuità può in prospettiva diventare meglio di quello che gioca adesso al posto suo, allora io a quel punto lo butto dentro perché mi sembra che sia giusto così, mi piace perché è una mia soddisfazione, perché ma penso anche per la società, penso anche per lo stesso giocatore che si ricorderà per sempre diciamo, una partita dove ha debuttato, dove è entrato, ha fatto gol o comunque dove ha cominciato a giocare con una certa frequenza. Passiamo al Corriere della Sera. Bisognerà trasformare la carica per la vittoria di Milano, dove tutti i giocatori subentrati sono entrati in partita con la testa giusta, in energia positiva, è d'accordo? Sono entrati che avevano già energia positiva, non c'era bisogno di trasformare niente, bisogna solo mantenere questa energia, perché non è che sono entrati male. Io ho detto anche in passato che noi purtroppo, anche facendo i cambi tutto prima del Covid, abbiamo fatto solo 2 gol dalla panchina, uno con Skov a Napoli e uno con Musa Baro a Spal, perciò visto che ci sono 5 cambi adesso e tutto, che si possono fare praticamente cambi quasi metà squadra, allora tutti quelli che giocano devono cercare di essere determinanti, perché come ho detto non è che tu puoi essere determinante solo giocando dall'inizio, uno può essere determinante anche se gioca 10-15 minuti, come è successo diciamo, con l'Inter, con Musa che è entrato, che ha fatto gol, ma anche nelle partite precedenti con la Juve, con Cagliari, comunque ragazzi che sono entrati hanno fatto sempre quello che mi aspetto da loro, ecco, sono entrati con testa giusta e abbiamo mantenuto la qualità del gioco come prima dei cambi, ecco, perché non è sempre facile. Bologna-Sassuolo, due squadre che segnano tanto e incassano anche gol. Che partita ci aspettiamo? Qualcosa in particolare sul Sassuolo? Anche loro sono a pieno titolo nella lotta per l'Europa. Ma una ottima squadra perché c'ha davanti, c'ha giocatori forti, centrocampo, una squadra che comunque ha speso anche un sacco di soldi per i giocatori, perciò ci aspetta una partita molto difficile perché loro sono una squadra che gioca molto bene, che fa diciamo possesso palla, pressa, ma come ho detto io non c'ero la partita di andata, abbiamo perso un po' maluccio, l'anno scorso mi ricordo che abbiamo vinto l'ultimo minuto, cioè, sarà una partita difficile per tutti e due, ma noi giochiamo in casa e sicuramente se non dovessimo vincere con Sassuolo in casa, quella vittoria a Milano sì è bella ma non è completa, per essere completo tutto bisogna vincere in casa. Allora sì che quella vittoria a Milano ha un certo risalto, ecco, perché lì possiamo fare diciamo, anche un salto di qualità importante anche in classifica. Passiamo a Repubblica, è il momento in cui tutti parlano di Musa Juvarà, ha la personalità per essere lanciato titolare, magari per dare un cambio a Orsolini, oppure i tempi e i modi di inserimento proseguiranno così? Tutto, ragazzi, è una partita, ha giocato 5 partite in Serie A, è entrato, ha fatto un gol. Cioè, voi giornalisti comunque non avete mezze misure, cercate, ho visto anche oggi sui giornali, tutti i giornali, Musa,
È una bella storia della vita, di vita, quello che ha fatto lui, ma non è una storia di calcio perché non è ancora appena cominciato, perciò fate di tutto per rovinare i ragazzi, per farli diventare fenomeni dopo tre partite, poi dopo non vedete l'ora di massacrarlo dopo. Cioè lui deve stare con i piedi per terra, continuare a allenarsi quando avrà possibilità, se avrà possibilità, sperando che gioca e fa vedere quello per quale motivo sta con la prima squadra, ma è un ragazzo molto giovane, cioè, ha bisogno ancora di crescere molto e tutto. Sono contento, come ho detto, perché è un bravo ragazzo e tutto, ma da là a giocare titolare, a fare, ci passa. Corriere dello Sport, come fa a prevedere i gol con il direttore Bigon in panchina durante la partita? Ah, non lo so, mi sento dentro. Ma non solo che prevedo i gol che facciamo noi, prevedo anche quelli che subiamo, che è ancora peggio. E ti devo dire che ho indovinato più quelli gol che subisco che quelli che faccio. Perciò quando mi viene da dentro, lo dico, quando mi viene da dentro che prendo gol, sto zitto e poi dentro di me dico, sapevo. Perciò diciamo non è che mi butto giù molto quando lo subisco e non è che esalto troppo quando lo faccio, perché già lo so prima, la maggior parte dei casi. Ma cioè, è una cosa che è un intuito. Ultima domanda, che cosa può fare la differenza in sostanza domani sera? La differenza possono fare i dettagli, quello che abbiamo detto anche in settimana e tutto rispetto della partita del Cagliari. Abbiamo, a parte i primi 25 minuti dove, come ho detto, abbiamo fatto schifo, poi dopo abbiamo ripreso a giocare e abbiamo fatto, diciamo, abbiamo giocato meglio, abbiamo giocato con più testa, abbiamo giocato con più convinzione, abbiamo sbagliato di meno, siamo stati più decisivi nelle azioni, nelle occasioni che abbiamo avuto, cioè, queste piccole cose che poi dopo sommando e poi ti dopo fanno vincere o perdere una partita. Perciò quello che stiamo facendo adesso, lavoriamo sui dettagli, su queste cose qua, che sono piccole cose che fanno grande differenza, no? E spero che domani partiamo subito bene, non dopo 25 minuti, non dopo aver subito gol, ma partire dal primo minuto bene, essere concentrati, resilienti come sempre, perché ci saranno momenti di difficoltà, ma consapevoli se giochiamo come sappiamo, le abbiamo dimostrato tantissime volte, e ultima là a Milano, giochiamo e crediamo in noi stessi, possiamo vincere contro chiunque. E quello penso che ormai i ragazzi ce l'hanno in testa, poi ogni tanto se la perdono, poi se la ritrovano, bisogna ricordarsela, però spero che domani faremo una grande prestazione, poi di conseguenza dovrebbe venire anche un risultato positivo, una vittoria, anche se sappiamo che ogni partita è una storia per sé e sappiamo che domani sarà una partita difficile per noi, ma anche per loro.